mai come adesso parlare di sport è importante, questo sport così popolare in tutto il mondo che dovrebbe affratellare ed in realtà ancora una volta diventa simbolo d'arroganza quando si parla di Israele e di Palestina. Gerusalemme non è la capitale di Israele, eppure... Eppure gli israeliani tentano di far passare questo messaggio, come fatto compiuto, che è tipico un po' della loro filosofia. Allora, lo sport, anche il calcio, soprattutto il calcio, deve essere un messaggio di pace, di diritti, di libertà, tutte situazioni violate da Israele, quindi è assolutamente inaccettabile che si svolgano i campionati in questa sede, a meno che non venga riconosciuta come la città della coabitazione, della pace, ma questo non è assolutamente. Israele vuole passare Gerusalemme come capitale di Israele e non è così. In tanti anni abbiamo visto violare il diritto alla vita, il diritto all'acqua, il diritto alla libertà. Sono morti 600 bambini a Gaza, non dimentichiamolo mai, centinaia sono mutilati e paralizzati. Quindi questa situazione è assolutamente inaccettabile. Qua siamo di fronte a una situazione di massima arroganza e prepotenza, perché non è possibile che questo mondo dovrà continuare ad accettare la politica d'apartheid, la politica dell'occupazione, delle negazioni, della violazione continua dei diritti di un popolo. Ma è possibile? Tutto il mondo, la comunità internazionale, le Nazioni Unite, gli Stati Uniti non hanno mai riconosciuto Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele. Come fanno a chiedere di organizzare un incontro così importante a livello internazionale in una città che tutto il mondo non la riconosce come capitale dello Stato di Israele? Chiunque essere umano non può accettare che vengano svolti questi campionati di calcio con lo sport come simbolo di pace in quelli che loro ritengono Israele. Gerusalemme non è Israele, Gerusalemme è una città santa, è una città di pace e Israele non lancia messaggi di pace.